Cari amici, Gauguin partecipa veramente da par suo a quell'immenso fenomeno sociale, politico, culturale, economico che attraversa il mondo intero tra il penultimo e l'ultimo decennio del 1800, un'epoca che possiamo considerare ancora oggi alle origini di quello che noi stessi siamo. Certo, in quell'epoca non c'era l'elettronica, non c'erano i computer, non c'era internet, ma c'erano i presupposti perché tutto questo avvenisse. Nella vita di Gauguin si interseca una data assolutamente fatale, in questo senso, che è l'esposizione universale, il 1889. All'epoca Gauguin ha 40 anni o poco più era nato nel 1848 per l'esattezza e quando vede l'esposizione universale partecipa non poco al grande fervore di quel tempo e è tra quelli che manifestano una mentalità diciamo così veramente mista di progressismo di avanguardismo e di tradizionalismo uno strano amalgama di cui quella Expo fu veramente strutturata. Celebrava il centenario della rivoluzione francese, avvenuta nel 1789, quindi il centenario di quell'evento che aveva spinto il mondo intero verso la modernità e il progresso, i nuovi valori, libertà, uguaglianza, fraternità, e quindi progresso, e quindi civile convivenza, e quindi sviluppo delle arti, delle scienze, della politica, della democrazia. Gauguin vive una, uno stato d'animo, un pensiero che è condiviso da molti intellettuali e artisti del suo tempo, quello cioè di una drammatica oscillazione interiore tra l'esigenza assoluta della tutela della tradizione, che la rivoluzione in qualche modo aveva riaffermato, e l'altrettanto assoluta esigenza di proiettarsi sempre avanti verso un mondo sempre più libero, sempre più. Progressista, ma progressista non tanto nel senso dell'industria e del commercio, quanto della maturazione dello spirito umano. Gauguin viene da una, da una carriera molto intranciata e molto avventurosa. È un uomo che è nato avventuroso e tale resterà per tutta la vita oscilla tra successi notevoli e anche emarginazioni un po' provocate anche da, da se stesso un carattere assai difficile come tutti gli artisti del resto ma particolarmente in quel tempo così viene da, da momenti veramente cruciali nella sua vita tra cui appena avvenuto il terribile sconvolgente incontro con Vincent Van Gogh e con il fratello Theo Uomo assai importante nella vita culturale e artistica della Francia del tempo. Ormai sta maturando sempre più l'idea di lasciare quel mondo, il mondo francese in cui è vissuto fino a quel momento. Per la verità, di quel mondo ha già cercato da tempo le radici più vere, più profonde, più selvagge, più, più primitive. E usa, usa spesso suo, nel suo argomentare tra l'altro Gauguin nel corso di tutta la vita lascerà innumerevoli testimonianze del suo pensiero scrive scriverà moltissimo sia a livello teorico sia a livello narrativo anche saggistico anche a livello di pamphlebili ma il punto cruciale è che ha cercato negli anni immediatamente precedenti di attingere all'esperienza di un mondo che esprime in modo più sano, più vero, i grandi principi morali che sente dentro di sé. Una sorta di grande ritorno alle origini, origini mitiche dell'essere umano, la ricerca di un paradiso perduto che lo sviluppo della tecnologia e dell'economia del suo tempo sembra confinare una lontananza ormai tale da essere irrintracciabile. Tant'è vero, ne fanno testimonianza i suoi soggiorni in Bretagna, una terra particolarissima che sembra come immobilizzata nel tempo, in un tipo di, di esistenza, di cultura, di mentalità, che in qualche modo parlano al, all'artista come di un mondo più sano, più vero, da cui attingere la vera linfa dell'arte. Ma i, i suoi soggiorni francesi non lo soddisfano. Quel gruppo che ha creato a Pont-Aven, la scuola di Pont-Aven, ben presto si, si disintegra. Eh, ancora una volta nel corso della sua esistenza, prova una profonda delusione. La vita di Gauguin è un continuo andirivieni tra illusioni e delusioni. Arriva in Provenza e la Provenza non gli piace per niente. Trova tutto il contrario di quello che pensava, anzi, è un mondo che gli appare falso, corrotto in qualche modo l'attrito con Van Gogh poi esploderà in quelle drammaticissime forme che, che sono ben conosciute e, e che non si spiegheranno mai fino in fondo. Ma insomma, sente che deve andarsene, deve lasciare quella vita, anche per motivi prettamente pratici. L'impiego che aveva trovato, per esempio, presso l'Unione Generale non funziona più già da anni perché nell'83 quella società che gli dava da vivere in buona sostanza... Grazie ai buoni uffici di alcuni suoi parenti era fallita. Gauguin aveva enormi problemi finanziari. Insomma, per farla breve, riesce a organizzare alla fine del 1890 una grande vendita dei suoi dipinti, una vendita all'asta. La vendita si tenne il 28 febbraio del 1891 e si rivelò un grande successo. Riscosse 9.000 franchi, una cifra non irrilevante, e si prepara a partire per Tahiti. Haiti c'è un legame profondo con la Francia perché eh, c'era una sorta di, di, di protettorato che però, però non era arrivato a soffocare per così dire quello spirito eh, primitivo, almeno nell'ottica di personaggi come Gauguin, che animava questo questo luogo considerato dai borghesi francesi, da alcuni borghesi francesi del tempo, come ecco un vero e proprio paradiso terrestre dove finalmente placare le ansie e le inquietudini della civiltà industriale e vivere una vera e propria rigenerazione morale, spirituale, estetica, religiosa, franco, ancorché le isole erano state non poco condizionate dalla, dalle missioni cristiane. Però naturalmente sopravvivevano eh, i culti locali, la civiltà Maori, era una di quelle civiltà individuate dai, dai colti occidentali, francesi e non solo francesi, come una sorta di, di, appunto, di, di isola felice. Fatto sta che il 23 marzo, un mese dopo, circa 1891, c'è un evento che resterà poi immortale nelle, nelle menti degli uomini colti del tempo. C'è una grande cena al Café Voltaire, uno, uno dei ritrovi più amati dagli intellettuali e dagli artisti, e presieduta, diciamo così, anche se il termine niente meno che da Mallarmé, il sommo poeta, uno dei più grandi intellettuali che la Francia di quel tempo ha avuto. Viene dato il viatico ideale a Gauguin. Finalmente si appresta alla partenza, arriva a Marsiglia, da lì si imbarca per Tahiti con una buona piattaforma finanziaria e con una garanzia di ottenimento di una vera e propria sovvenzione governativa, perché Gauguin, che comunque non era certamente un uomo abile burocraticamente, e diplomaticamente però non era nemmeno così sproveduto era riuscito in qualche modo a ottenere da alcuni uffici governativi una sorta di qualifica si sarebbe presentato poi a Tahiti come un rappresentante dello Stato francese artista intellettuale dedito a un lavoro di ricerca di assimilazione delle tradizioni locali a beneficio della patria francese arriva a Papete, capitale di Tahiti, il 28 giugno 1891. E in realtà si trova malissimo, perché le cose vanno storte. Muore subito dopo il re, chiamato Pomare V che era considerato un esponente magnifico di questa conservazione dello spirito dei Maori eh, eh, intatto e eh, 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 desideratissimo da attingere a un per un personaggio come Gauguin, se non che muore. E questa morte fa sì che il peso del governatorato francese diventa ancora più opprimente e insomma praticamente dopo poco che è arrivato... Gauguin si rende conto che ciò che era andato a cercare gli viene quasi tolto, eh, sfilato sotto la sedia. Malgrado questo lavora, vive delle esperienze interessanti, tra l'altro eh, godendo di questi, di questi amori dell'Eden eh, con queste ragazze giovanissime, riesce a impostare un discorso pittorico che collega l'esperienza tahitiana con quella della Bretagna. In, questa, in questo scavo sui, sui popoli che hanno mantenuto questa radice dura, solida e primitiva. Uso la parola che Gauguin stesso usava, ancorché questa dimensione, questo concetto del primitivismo nelle menti di personaggi come Gauguin si fondeva poi con quello dell'esotismo, cosa che per loro era come dire, la stessa cosa è che sappiamo bene non esserlo. Questo è certamente il grande limite culturale e oserei dire perfino morale che, eh, di cui Gauguin fu vittima, ma come peraltro tanti altri del suo tempo. L'esperienza tahitiana eh, si rivela deludente e nel 1893 Gauguin rientra a Marsiglia, però la svolta avviene lo stesso perché, eh, questo continuo andirivieni di fortuna e sfortuna, fa sì che a questo punto invece arriva la fortuna. Riceve un'eredità, lo zio Isidoro che gli aveva lasciato un sacco di soldi e alcuni amici che lo stimano moltissimo e lo, lo sostengono lo finanziano in qualche modo. Tra cui Paul Selousie, che è un grande artista e amico. E un altro personaggio, oggi un po' dimenticato, ma importante perché è stato poi il primo biografo vero di Gauguin, che si chiama Georges Daniel de Montfrey. Eh, sono tutti artisti, tutte persone che vivono nello stesso clima, nello stesso ambiente. E nel 1893 stesso si tiene una grande mostra da Durand-Ruel, sostenuta tra l'altro da un'altra somma personalità del tempo, che è Edgar Degas. Gauguin a questo punto ritrova un certo consenso, anche se poi la mostra non va così bene. E dopo una puntata a Copenaghen per rivedere un po' la famiglia, ritorna in Bretagna. Ritorna in Bretagna accompagnato da una donna che aveva portato con sé, che era diventata la sua compagna, una mulatta, Anna, e con lei vive. L'ultima stagione, ancora una volta, mista di disgrazia e di successi strepitosi. La disgrazia, tra l'altro, è intrinseca proprio a questa donna perché accade un episodio che poi resterà decisivo nella sua vita. La coppia viene aggredita e insultata da alcuni personaggi locali. Un episodio irrilevante, ma solite cose miste di razzismo, di sprezzo. Il problema è che lui reagisce. Reagisce e, e tra l'altro Gauguin era stato sempre un uomo energico dalla fisicità irruente, insomma, fa botte con questa gente. E, si, e, e gli fanno male. Cioè, esce con una frattura. In realtà da questo incidente come da mille altri lui si riprende meravigliosamente e comunque ritorna a Papeti. L'8 settembre del 1895 Gauguin è di nuovo lì, ha nuove relazioni, nuovi incontri con altre donne giovanissime, altri figli, ma in realtà la sua condizione è terribile. Intanto non si è mai più ripreso dall'incidente di cui vi dicevo. Poi lo aggredisce sempre di più la sifilide, di cui poi morirà. E vive in una sorta di oscillazione terribile tra sconcerto interiore, di non appagamento assoluto e di ancora speranze attese. Fatto sta che appena due anni dopo, nel 97 avviene l'episodio che poi marcherà eh, gli ultimissimi tempi, e cioè tenta di suicidarsi ancora una volta come sempre nella sua vita con una, una curiosa oscillazione tra tragicità e incresciosità tra tragedia e commedia passa una collinetta e, e beve il veleno l'arsenico solo che ne beve talmente tanto e non, ha, non ha pensato che però il suo stomaco era robusto e quindi è, è talmente forte la dose ed ingurgitata tutta insieme che appena ingurgitata vomita e quindi non muore, perché non è simile al veleno. Però sta malissimo, viene curato, ma in realtà non si riprenderà più. Però gli, gli ultimi anni, da quel momento in poi, dal 1898 al 1903, l'anno della morte, sono di lavoro intensissimo, sia di, di pittura che di scrittura, al punto che che l'ultimo episodio della sua vita sarà legato ancora una volta alla sua sbaglia di pamphletista. Aveva scritto un pamphlet molto interessante, L'Eglise Cattolica e l'État moderne. Dove appunto attacca ancora una volta la Chiesa cattolica, che cerca di uccidere le, le vere e genuine tradizioni di quei popoli, di imporre un tipo di educazione che non ha nulla a che fare con la loro mentalità, di condizionarli e coartarli. E poi tra l'altro sporge anche una denuncia perché aveva, aveva accusato una, una guardia del posto di, di commercio di schiavi. Di, c'erano state anzi per così dire delle denunce incrociate su questo su questo incresciosissimo fatto insomma viene trascinato in tribunale e condannato. condannato a qualche mese di reclusione insomma, una cosa tristissima ma ancora più triste è pensare che quella reclusione non la sconta perché quando dopo la condanna lo vanno a prendere per rincarcerarlo eh, hanno soltanto un cadavere da incarcerare, lo, lo, lo trovano morto. Aveva eseguito alcune delle opere cruciali, soprattutto quel quadro grandissimo e in un certo senso, veramente meraviglioso, dove in lingua francese scrive le domande che tutti si pongono e tutti poi si rendono conto di non avere alcuna risposta: cioè da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, questo grande quadro. Che è l'ennesima formulazione del tema pittorico che accompagna tutta la sua vita, che è il paradiso terrestre, il luogo inattingibile, il luogo della felicità, della libera sessualità, della conoscenza già acquisita e che non deve essere turbata dall'arrivo di altre conoscenze che non sono la conoscenza per antonomasia, ma soltanto le informazioni e le nozioni che la società ci vuole imporre. Tutta la sua pittura è fatta di questo, sia quando evoca le donne di Portaven, sia quando racconta le storie delle Tahitiane, raffigurate come regine, raffigurate come ragazze al servizio dei suoi stessi piaceri ed interessi, raffigurate nella quotidianità e raffigurate in una prospettiva di una metafisica che però e assolutamente fisica secondo la mentalità e la concezione Maori. Aveva cominciato come un pittore, diciamo un po' condizionato dalla scuola di Barbizon, da, quelle, da quel paesaggismo alla fin fine triste, cupo, malinconico. Poi si era evoluto naturalmente in una direzione, certamente sempre più aderente all'impressionismo. e è, 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 è bello pensare. Che partecipò all'ultima mostra degli impressionisti, pur non avendone in fondo mai fatto parte. Fu molto condizionato da Camille Pissarro, che gli fu vicino e gli dette grandi insegnamenti. Certamente fu molto impressionato dai grandi maestri, non tanto della generazione precedente quanto un po' più grandi di lui, quelli che erano nati, diciamo così, come Pissarro peraltro nel decennio precedente al suo, gli anni 30, e soprattutto dai due giganti di quel, di quel decennio, Cézanne e Degas. Poi naturalmente si evolve a contatto con, con i giovani che sono accanto a lui, come Emil Bernard, per esempio, Charlaval, quelli che lo portano verso quella dimensione che poi la chiamate il cloisonnismo, vale a dire quella pittura che si ispira alle vetrate gotiche, all'organizzazione delle masse cromatiche secondo L'idea della circoscrizione, del disegno che distende tutto sulla superficie e che è arcaicizzante di per sé, questa specie di spirito goticheggiante che entra nel mondo moderno, dopodiché tutto il suo sviluppo è in quella direzione. Un'arte che suggerisca a chi guarda per l'appunto il ritorno di un mondo non tanto antico quanto primordiale, come sarà stato il mondo visto. Con gli occhi di Adamo ed Eva, diciamo così, dei nostri progenitori. Sarà stato quello: cioè una sorta di festa cromatica, di astrazione dal quotidiano, ma in una concretezza della percezione interiore. Nella sua teorizzazione Gauguin più volte dice sostiene la tesi che l'arte deve andare verso l'astrazione, ma la sua forma il suo stile niente a che vedere con l'astratto per come sarà poi formulato pochissimi anni dopo la sua morte, dai primi grandi avanguardisti come Kandinsky e poi successivamente Mondrian e tutta la corrente astratta. Però il concetto filosofico e stilistico di Gauguin è l'astrazione. Astrazione, diciamo così, da che cosa? Dal quotidiano, dalla, dalla oppressione di un realismo, di una vera che ci ricordano soltanto un mondo che non ci piace e che ci disturba. Il mondo primordiale, semplice, onesto, pulito, puro è quello che è filtrato dal suo occhio. E questo va bene per la Bretagna, va bene per Tahiti, ma va bene pure per il centro di Parigi, avrebbe poi detto Renoir. E soltanto che l'utopismo costante e perenne di Gauguin implicava in qualche modo l'applicazione letterale della parola utopia. Utopia vuol dire nessun luogo. Ebbene, in un certo senso, la Bretagna o Tahiti sono il nessun luogo di questo non tanto idealista quanto utopista per l'appunto, la cui utopia però assume una forma visiva chiara, nitida, semplice, evidente e nel contempo turbata da quella Ancestrale timore che ciò che noi riteniamo essere il nostro bene possa essere invece la nostra condanna, come accadde infatti nel paradiso terrestre. Questa è la storia di Gauguin.